Mastica amaro il grifone rosso-blu in Toscana. Il 2-2 maturato al photo finish fa sfumare una vittoria che sembrava ormai in tasca per gli uomini di Mister Fontana. L'avvio è però da brividi perché al quarto i bianconeri di casa innescano un contropiede fulmineo che costringe Rossi all'intervento rischiosissimo sulla tre quarti campo. Il portiere se la cava egregiamente, ma che paura. Passato il forte spavento, la gara prosegue nel segno dell'equilibrio. Al minuto 35 D'Alena batte corto un calcio di punizione, Liviero si aggiusta la palla sulla mattonella preferita, ma la sua conclusione termina sul fondo. Il primo scossone arriva però in pieno recupero, Lombardi in area di casa viene colpito da Bani e per Maranesi di Ciampino non ci sono dubbi nel decretare la massima punizione. Dal dischetto si presenta Liviero con il righello e la piazza nell'angolino dove Lanni non può arrivare. Nella ripresa i rossoblu spingono in cerca del raddoppio e Torrasi si guadagna un interessante calcio da fermo, il tiro di D'Alena è respinto però dalla barriera toscana. Il mediano si riscatta però al minuto 51, su cross dalla sinistra, l'incornata del centrocampista vincente e vale il raddoppio. Gli uomini di Padalino, fino ad ora non presenti, entrano in scena e colpiscono dopo un quarto d'ora. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, la sfera sembra uscire sull'auto di sinistra, ma l'arbitro lascia proseguire e Cerretti impatta in area con il neoentrato Meli. Non servono le proteste dei romagnoli perché Guberti su rigore supera Rossi per l'accorcio. La gara prende vigore e il Siena prova il tutto per tutto, trovando un prezioso pari nel finale. Ancora da calcio d'angolo, Terigi sbrolla una mischia e infila il 2-2 conclusivo che penalizza solo l'Imolese.